Sì, partiamo dalla inutile polemica del giorno, diciamo, cioè il tema delle tariffe, che non c'era nessun pericolo che aumentassero, per la semplice ragione che quando da luglio lo Stato ha espropriato le autostrade A24 e A25, che erano in concessione appunto a Strada dei Parchi, non è stata fatta la procedura che ogni anno si fa per chiedere appunto gli incrementi tariffari. Una polemica inutile, ripeto, solo per alzare appunto l'ennesima volta il polverone su Strada dei Parchi, che certamente non è quella concessionaria che ha voluto descrivere ieri la senatrice Di Girolamo appunto in aula del Senato, quando ha fatto il question time con il ministro Salvini. Non era una concessionaria che ha ottenuto la concessione grazie alla politica, ma ha partecipato a una gara pubblica. Gli abruzzesi ricorderanno e gli utenti di A24 e A25 ricorderanno che fino al 2020 le autostrade erano gestite da Sara, del gruppo appunto ANAS, che aveva portato i libri in tribunale. C'era una procedura di infrazione comunitaria, quindi non fu una concessione della politica, fu costretta la politica a mettere a gara, e fu la prima gara europea per assegnare una concessione. Per capirci, la 14, la 1, le autostrade gestite dal gruppo Benetton fino a poco tempo fa non sono mai state messe a gara, ma sono state concesse appunto dallo Stato direttamente in una trattativa con allora il gruppo Benetton. Strada dei Parchi no, Strada dei Parchi ha vinto una gara perché ha offerto più degli altri. È una leggenda metropolitana che le autostrade A24 e A25 siano le più care. C'è un sito, quello delle concessionarie, tutte le concessionarie, e lì si possono leggere le tariffe applicate sulle diverse autostrade. Per cui se revoca della concessione c'è stata, per un procedimento che oggi sarà esaminato dai tribunali della Repubblica e anche a livello comunitario, certamente non è addebitabile né a temi di sicurezza né a un tema di pedaggi. Saranno il TAR del 7 di dicembre a decidere se ci sarà un invio o meno alla Corte Costituzionale per decidere appunto se è stato giusto o meno fare questa operazione da parte del governo Draghi.